l'attestato consegnerà la pergamena al signor Giuseppe Giordano. Prego, sindaco. Allora, Comune di Eda, a Giuseppe Giordano, che con il suo gesto d'amore per la adorata moglie Ida ha commosso il mondo intero, dimostrando quanto è grande il cuore di Eda e dei suoi figli, con l'apprezzamento e la condivisione dell'amministrazione comunale. Eda, 10 settembre 2022. Così ci siamo tutti quanti. Vuole rendermi? È inteso che io continuerò ad andare sul lungomare durante l'estate, perché a me fa bene parlare di lei. Grazie. Beh, è un gesto bellissimo che, come ho avuto modo di sottolineare, non solo riempie il cuore di tantissima stima nei confronti di Giuseppe, della sua Ida e della sua storia, ma ci rappresenta il fatto che l'amore è una cosa molto importante e che tutti quanti noi dobbiamo rendercene conto e magari ogni giorno lasciare un po' da parte tutti quelli che sono gli altri problemi che la vita ci crea quotidianamente e cercare di dedicarci un po' più all'amore, al rapporto con gli altri, al rapporto con se stessi, al rapporto con la natura e con il mondo. Penso che questo sia il messaggio forte della storia di Giuseppe, che continua a raccontarcela tutti i giorni attraverso i suoi gesti, e quindi attraverso questo l'amministrazione comunale non poteva esimersi nel riconoscere un attestato di benemerenza, insomma, di ringraziamento nei confronti di Giuseppe, che tutti i giorni ci continua a raccontare, a lanciare questo messaggio. Ecco, una storia che è stata ripresa da tutto il mondo come testimonianza che l'amore non ha né limiti di vita o di morte, neanche di età. Esattamente, è proprio così. Non ha limiti, non ha limiti d'età, non ha limiti di tempo. L'amore è amore, e in questo momento e con questi gesti si rappresenta davvero la cosa più importante durante la vita: l'amore e il rapporto con gli altri. Oggi un giorno particolare. Sì, il sindaco sicuramente ha pensato che la città di Gaeta andava comunque promossa, e si è voluto riferire alla mia vicenda perché gli sarà sicuramente sembrato una cosa bella, un amore, un qualcosa da dover in un certo qual modo portare avanti, divulgare nuovamente, per così come è stato nel 2018. Come ti senti? Niente, io vivo normalmente la mia vita, non sono diventato né grande come persona né grosso come... non ho acquisito nulla, io vivo ancora per me stesso, vivo per Ida, cioè diciamo che il quadro mi tiene ancora in attività, perché se non fosse per il quadro da portare in giro qualche volta anche a passeggio, magari me ne resterei giorni e giorni a casa senza far nulla, nella solitudine assoluta. Ecco, diciamo che alla fine è una storia che ha coinvolto un po' tutti quanti, ed è una storia che ha girato anche il mondo. Come ti senti su questa faccenda? La storia è di girare il mondo è stato l'unica cosa che ha creato questo girare il mondo. Telefonate infinite, giornalisti, persone che si sono interessate e hanno voluto divulgare, però sinceramente lì a Lungomare non è venuta molta gente. La vicenda è stata vissuta particolarmente sul web, non in diretta. In diretta pochissime persone. È passata una volta una signora, era il 2016,
una signora con un cane, cioè aveva un cane con sé, e ogni 3 o 4 giorni passava, si fermava, mi riferiva qualche cosa di bello, qualche cosa di brutto, 4 parole, scambiavamo pensieri, desideri, ma lei non faccia così, mi diceva, se deve continuare a vivere. E questa è la signora. Poi un giorno è passato un paesano che è molto solitario, non si è mai fermato a dirmi qualcosa. Quel giorno si è fermato e mi ha detto: scusa, io ti devo dire una cosa. Adesso capisco perché tu stai bene con questa foto che ti porti. E ti dico perché, mi ha detto lui. Mia moglie è caduta e si è rotto il femore. E da un po' di tempo, da un po' di giorni, che non è a casa, in quanto sta a Roma con una figlia. E io sto soffrendo la solitudine. Adesso capisco quale possa essere la tua solitudine che ti induce a portare con te questa foto. Ecco, oggi è un giorno un po' particolare, ma soprattutto domani è un altro giorno un po' più particolare. Perché? Domani cade il compleanno di Ida. Con Ida abbiamo festeggiato 64 compleanni veri, nel senso in sua presenza. Il 65esimo compleanno era presente, ma non l'abbiamo potuto festeggiare, non c'era. E dal 65 più 1, più 2, più 3, più 4, più 5, fino a domani, che sarà più 11, in quanto è l'11esimo compleanno che cade e che non si può festeggiare in sua presenza. Però io ogni volta che è il suo compleanno, e anche onomastico, cerco di riunire la famiglia e insieme passiamo una serata a consumare una pizza, un qualcosa per stare insieme.